Eccoci qui, carissime bambine e carissime bambini, spero stiate tutti bene. Siamo arrivati ad affrontare la terza puntata delle nostre pillole di archeologia, in collaborazione con il Museo Archeologico di Casteggio e dell'Oltre Po Pavese. Se vi ricordate, nelle due scorse puntate avevamo parlato di Paleolitico e di Neolitico. Oggi andiamo ad affrontare un argomento un pochino più complesso, anche se importantissimo per la nascita delle grandi civiltà che caratterizzeranno tutto il bacino, del Mediterraneo, l'Europa e anche le grandi civiltà, africane, egizie, eccetera, eccetera, quelle che poi studierete nei prossimi anni sui libri di scuola. Abbiamo detto Paleolitico. Abbiamo detto neolitico, abbiamo visto insieme quelle che erano le caratteristiche che i nostri antenati, quindi preistorici, avevano, seguivano per sopravvivere, qual era la loro quotidianità, la caccia, la raccolta, l'essere stanziali, la rivoluzione neolitica, l'agricoltura, l'allevamento. Bene, adesso arriviamo ad affrontare un aspetto importantissimo che è l'aspetto delle sepolture. Fino a questo momento non abbiamo ancora parlato, della morte, dei morti. Lo so che potrà sembrarvi poi in questo periodo, insomma, in cui siamo purtroppo tutti un pochino tristi per vari motivi, un argomento non proprio, come dire, gioioso. Però parlare della morte per noi archeologi, che dobbiamo quindi anche raccontarvi qualcosa sul nostro passato, è importantissimo. Care ragazze e cari ragazzi, dovete sapere che la morte era importantissima nell'antichità, soprattutto il concetto, tutti i vari concetti, quindi i pensieri che si sono sviluppati, che i nostri antenati dalla preistoria in poi hanno sviluppato, legati alla morte e quindi al concetto di sepoltura. Andiamo con ordine. Allora, da dove possiamo incominciare? Diciamo così, voi quando purtroppo avete qualche parente, magari qua un po' anziano, che viene a mancare, che muore, e volete andare a salutarlo, andare a trovarlo, normalmente dove andate? Noi tutti, persone contemporanee che vivono nella modernità, nella contemporaneità, andiamo al cimitero. Sapete benissimo, no, ragazze e ragazzi, che cos'è il cimitero? Quel luogo dove sono sepolti i nostri cari, dove a volte possiamo andare a salutarli nuovamente, a trovarli, a portare un fiore e quant'altro. Come si comportava l'uomo nella preistoria e nelle epoche successive nei confronti della morte dei propri cari e delle sepolture? Dobbiamo dire una cosa molto importante: il concetto di morte sin dall'epoca preistorica, cioè sin da quando i nostri antenati preistorici, l'Homo sapiens, avevano una forma cerebrale simile alla nostra, era già sentito, nel senso che già dal Neolitico, ma probabilmente anche da periodi precedenti, assolutamente, si era sentita l'esigenza di seppellire i propri morti. Perché seppellire i propri morti? Ci sono principalmente due motivazioni. Seppellire il proprio morto per la prima motivazione, che è esclusivamente una motivazione di carattere igienico, oserei dire. Voi pensate, capisco che l'argomento non sia dei più simpatici da trattare, ma pensate ad avere un cadavere, una persona morta che dovete in qualche maniera sistemare da qualche parte. Certamente non possiamo lasciare questo cadavere, questa persona morta, al di fuori della nostra casa, della nostra capanna. E allora che cosa si pensa? Cosa pensano i nostri antenati già nella preistoria? Di scavare delle buche nel terreno e di inserire all'interno, quindi, di queste buche il corpo, il cadavere del defunto o della defunta. E fino a qui nulla di male. Poi, diciamo così, la buca viene coperta da altra terra, da sabbia, terra, quello che c'è, in modo che comunque questo cadavere non rimanga vicino alla propria capanna, alla propria abitazione, e sapete, non subisca anche l'attacco di animali che si nutrono proprio dei cadaveri. Uno dei tanti, ad esempio, mi viene da pensare alle iene. Sapete che le iene si nutrono delle cosiddette carogne.
Quindi questa è una prima motivazione proprio pratica, dal punto di vista pratico e igienico. Però, e qui andiamo proprio ad affrontare un argomento più complesso, ma ragazzi e ragazze, ricordatevi, importantissimo. Qual è la cosa importante da dire? C'è anche un'altra motivazione. I nostri antenati, in epoca preistorica, una preistoria chiaramente già più vicina a noi, alla nostra, a quella che poi consideriamo epoca storica per eccellenza, sentono l'esigenza di seppellire i propri morti anche perché incominciano ad avere una sorta di idea, di concezione di al di là. Attenzione, parola chiave della giornata, l'aldilà. Che cos'è l'aldilà, ragazze e ragazzi? L'aldilà è tutto, è un mondo, diciamo così, per dirla con parole molto semplici, un mondo parallelo che noi che viviamo sulla Terra e siamo appunto viventi, abbiamo un corpo, possiamo toccare le altre cose, questo aldilà non lo possiamo vedere perché, diciamo così, nell'ipotesi che noi studiosi facciamo e che evidentemente già nella testa i nostri antenati preistorici avevano formulato, l'aldilà era un mondo parallelo che andava oltre la nostra vita. E i nostri antenati preistorici quindi credevano che cosa? Nella continuazione della vita dopo la morte. Ma questa continuazione della vita dopo la morte, dove veniva praticata, veniva vissuta, per usare proprio il verbo più necessario in questo caso, nell'aldilà, che era appunto una sorta di mondo parallelo che noi non potevamo vedere, ma nel quale ci auguriamo che i nostri defunti, quindi i nostri cari che sono venuti a mancare, continuino a sopravvivere. E questo è un dato importantissimo. Capisco che siate un pochino dubbiosi perché è un concetto molto molto impegnativo, molto forte, ma ricordatevi che la concezione di continuazione della vita oltre la morte, quindi di al di là, continua in tutte le civiltà del Mediterraneo, tutte le civiltà antiche e arriverà fino ai nostri giorni. Banalmente, non so quale sia il vostro credo religioso, ma tutti i credo religiosi hanno un al di là. Parlo di quello cristiano, cattolico, perché diciamo così, è quello forse nelle nostre zone più diffuso, ma anche nel mondo comunque musulmano è così, c'è un al di là. I cristiani credono a un al di là con inferno, paradiso, purgatorio, poi queste sono cose complesse che studierete quando sarete più grandi, non vi preoccupate. Però questo per dirvi che se noi contemporanei crediamo nella continuazione della vita oltre la morte, se ci vogliamo credere, questa concezione, questa idea e questa ipotesi è nata nella preistoria, in una preistoria già vicino a noi, però nasce tantissimo tempo fa. Ed è la base anche dal punto di vista culturale di tantissime civiltà, egizi, greci, etruschi, romani, che poi studierete nei prossimi anni e delle quali potrete trovare testimonianza in tantissimi musei archeologici, di tutto il territorio italiano, nazionale, ma anche ovviamente extranazionale. Andiamo a vedere per quello che concerne le sepolture che cosa offre il Museo Archeologico di Casteggio, perché abbiamo fatto un discorso molto complesso, molto complicato, però io chiaramente vi aspetto poi quando sarà finito questo momento per poter vedere personalmente cosa offre il nostro museo da questo punto di vista. È giusto fare un riferimento a una sepoltura presente nella prima sala del Museo Archeologico di Casteggio, che è una sepoltura eneolitica. L'eneolitico è un periodo che riguarda già l'età dei metalli. Direi che dell'età dei metalli però possiamo parlare nella prossima puntata, perché oggi abbiamo già affrontato un argomento molto forte. Questa sepoltura è stata ritrovata a Medassino, quindi è una sepoltura vicino a Voghera, pienamente oltre Padana,
Che cosa c'era all'interno di questa sepoltura? Io chiamo sepoltura, ma posso chiamarla anche tomba, per rendervi più semplice il discorso. Gli archeologi qualche anno fa hanno effettuato questo scavo. All'interno di questo scavo, di questa tomba, hanno ritrovato i resti ossei, cioè lo scheletro, quello che noi abbiamo sotto la nostra pelle e i nostri muscoli, quello che ci permette di stare in piedi, di un giovane uomo che avrà avuto all'incirca 30 anni. Vi ricordate già nella precedente pillola di archeologia vi avevo detto che l'età media nella preistoria era molto bassa, preistoria, protostoria, ma in tutte le epoche antiche. Si viaggiava intorno ai 30-40 anni più o meno. E questo nostro, diciamo così, morticino, il morticino che abbiamo esposto nella prima sala del museo di Casteggio, nella sala archeologica, ha una particolarità. Questo cadavere, infatti, è stato ritrovato dagli archeologi, sepolto in posizione fetale. Che cos'è la posizione fetale? Ragazze e ragazzi, questa volta non ho il museo qui a disposizione, ma ho trovato un'immagine che vi può aiutare. Mi date tempo un attimo, ve la faccio vedere. Questa non è la sepoltura che abbiamo esposto in Museo Casteggio, è una sepoltura di Remedello, quindi se volete curiosare poi anche su internet potete trovare altre immagini. Ve la avvicino, ecco qua. Spero abbiate potuto vedere com'è questa immagine. È molto simile questa sepoltura alla nostra sepoltura di Casteggio. Vedete il cadavere, lo scheletro del defunto è stato riposto all'interno di una buca in posizione fetale, cioè rannicchiato. Attenzione, che cos'è la posizione fetale? La posizione fetale è la posizione che i bambini hanno all'interno della pancia della mamma. Sapete che i bambini sono rannicchiati, poi quando nasciamo ci stiracchiamo per bene, ma quando siamo all'interno della pancia della mamma siamo rannicchiati per motivi proprio di spazio. Fermiamoci un attimo su questo concetto. Secondo voi, ragazze e ragazzi, perché i nostri antenati, i neolitici, quindi siamo già nell'età dei metalli, siamo già nella fase leggermente successiva rispetto a paleolitico e neolitico, ma i concetti sono gli stessi. Perché i nostri antenati devono aver sentito l'esigenza di seppellire questo cadavere di giovane uomo in questa posizione? Potevano tranquillamente seppellirlo, disteso. Perché secondo sempre ipotesi, attenzione, interpretazioni che abbiamo dato noi contemporanei, perché non abbiamo testi scritti, questa particolare posizione rannicchiata fetale ricorda proprio la posizione dei bambini nella pancia della mamma. E come mai? Perché seguendo quello che vi ho spiegato prima, la credenza della continuazione della vita oltre la morte, seppellendo i nostri cadaveri, i nostri defunti in questa posizione, noi auguriamo loro che cosa? Parola importantissima, la rinascita. La rinascita che avviene ovviamente non nel nostro mondo terreno, ma nell'aldilà. E a evidenziare, sottolineare anche questo dato, che cosa ci sta? Ci sta un altro fatto importantissimo, il fatto che all'interno di queste sepolture molto antiche i nostri antenati avessero inserito talvolta, pensate, anche dei fiori, e noi come facciamo a saperlo? I fiori sottoterra non resistono tutti questi millenni. Dalle analisi chimiche abbiamo ritrovato i pollini dei fiorellini che erano stati sepolti sul cadavere, ma altro dato ancora più importante, insieme al cadavere sono stati sepolti alcuni suoi oggetti personali. Nel caso della sepoltura di Medassino del Museo di Casteggio c'è un piccolo pugnale in selce. Ci sono poi tantissime altre testimonianze, potete con la mamma e il papà curiosare su Google, su internet, cercare sepolture età neolitica, sepolture età dei metalli e vedrete che cosa i nostri antenati inserivano all'interno delle tombe. Come mai inserivano degli oggetti che poi erano in particolare oggetti appartenuti al defunto o alla defunta, anche dei piccoli gioielli, delle suppellette, di qualsiasi cosa? Perché si pensava che questi oggetti potessero servire nella continuazione della vita nell'aldilà. Servire chiaramente, diciamo così, usiamo questo termine ancora un po' difficile, all'anima del defunto o della defunta che avrebbero proseguito la loro vita nell'aldilà. L'insieme di questi oggetti è chiamato dagli archeologi corredo funebre.
Ricordatevi questa parola, il corredo funebre sta alla base delle culture, diciamo così, delle più grandi culture che si svilupperanno in seguito in tutto il Mediterraneo, in tutta l'Europa, diciamo in tutto il mondo conosciuto, di allora, e sono dati, fatti, fattori importantissimi per noi archeologi, perché noi archeologi, quando scaviamo le tombe antiche, oltre a trovare cadaveri, resti del defunto o della defunta, troviamo degli oggetti e quegli oggetti ci parlano perché ci raccontano tantissimo della quotidianità dei nostri antenati. Oggi veramente puntata difficile, mi rendo conto di avervi forse un po' riempito di troppe, vi ho bombardato di nozioni, però abbiamo parlato di cose importantissime. Sepolture, prima parola chiave. Concetto di al di là, mi raccomando, e cerchiamo quindi di far sedimentare con molta calma quello che vi ho detto. Se poi doveste avere dei dubbi, io sono sempre a disposizione sui social, nella pagina del Museo di Casteggio, e poi chiaramente vi aspetto personalmente per poterne parlare. Vi saluto, direi che alla prossima pillola di archeologia parleremo meglio dell'età dei metalli, ma mi premeva fare una piccola puntata proprio esclusivamente sul discorso della sepoltura, delle sepolture, delle tombe, e perché sono proprio alla base delle culture che arriveranno in seguito, che porteranno poi anche alla nascita della nostra cultura moderna e contemporanea. Vi saluto. E resistiamo, sono tempi duri, ma cerchiamo insieme di farci compagnia, anche un pochino divertendoci. Alla prossima puntata, ciao a tutti!